Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Maurizio Landini, benvenuto. Buonasera, segretario generale della CGIL. Guardi, il risultato sardo è un cambiamento che è nell'aria. Quando uno inizia a zoppicare, la gente se ne accorge e lo molla, oppure c'è un disagio sociale di base che porta a un voto diverso? Secondo me c'è anche il fatto che chi ha governato prima ha governato male, penso che ci sia anche una cosa molto precisa, penso che ci sia anche un cambiamento legato a quella situazione. Se addirittura quello che era candidato sindaco di Cagliari nel suo comune ha un risultato con 20 punti in meno del candidato nuovo della candidata nuova che si è presentata, credo che ci sia anche un giudizio su quelli che hanno governato negativo, e credo che abbia sicuramente pesato anche una certa arroganza che chi governa ha dimostrato, penso alla vicenda anche di aver picchiato gli studenti e aver usato i manganelli contro dei giovani. Che vuol dire aver picchiato gli studenti? Non hanno picchiato gli studenti, ci sono stati scontri tra forze dell'ordine e manifestanti o no? No, guardi, adesso io penso che quello sia un episodio grave. Perché in Italia il diritto di manifestare, il diritto di dire il proprio pensiero deve essere garantito a tutti a prescindere da quello che dicono. Non il lo compito, è. Beh, quello che è avvenuto, non mi pare, ci sono stati anche una serie di episodi, non solo a Pisa, c'è stato episodi a Firenze, ci sono stati episodi nei giorni scorsi, guarda caso, tutto verso giovani e verso studenti. Chi è che spinge a reprimere il dissenso? È un automatismo? Beh, guardi, io voglio fare una distinzione. I poliziotti sono dei lavoratori e quando sono in piazza hanno degli ordini. Quindi qualcuno gli aver dato degli ordini anche sbagliati. Noi abbiamo chiesto che questa cosa venga verificata proprio perché quegli episodi lì non debbono più avvenire. Insisto, il diritto di manifestare è garantito dalla nostra Costituzione. C'è il diritto di poter manifestare, di poter esprimere il proprio pensiero, di unirsi insieme anche ad altre persone. Questo si chiama libertà, no? Questo si chiama libertà. Sostiene le manifestazioni, ha sostenuto la manifestazione degli agricoltori. Appunto, come è avvenuto con gli agricoltori che hanno potuto tranquillamente manifestare, venire con i trattori e tutto il resto, questo diritto va garantito a tutti. Non è che puoi cambiare a seconda di quello che dicono, di quello ma che anche chiedono. Ma voi avete manifestato, anche voi avete scioperato. Certo. Certo, ma questi elementi vanno garantiti. E siccome io non voglio che si passi in una fase in cui l'idea è addirittura che ci devono essere delle autorizzazioni a manifestare o mandare dei messaggi. Sa, quando uno che vuole difendere il proprio diritto, se va in piazza, vede che viene manganellato, non è un bel segno, no? È un messaggio sbagliato. Secondo me, come abbiamo chiesto e come ha detto in modo molto autorevole il Presidente della Repubblica, non è che ho delle parole da aggiungere, no? Il Presidente della Repubblica ha detto delle cose chiarissime rispetto a che cosa deve succedere e soprattutto penso ai giovani. I giovani devono essere ascoltati, non manganellati, hanno davanti a sé, devono essere il nostro futuro. Non è che possono essere precari, sottopagati o addirittura manganellati. Dovrebbero riflettere in Italia che abbiamo ogni anno 120.000 giovani che se ne vanno via dal nostro paese, perché qui in Italia non si realizzano, sono precari, non hanno la possibilità di realizzarsi nel lavoro che fanno e noi stiamo perdendo delle intelligenze. Allora io credo che questo sia un messaggio davvero sbagliato sotto ogni punto di vista. Cartello 50 però, stiamo guadagnando qualcosa, da marzo si applicano le nuove aliquote sulle pensioni, solo per quest'anno abbiamo 4 euro in più al mese per gli assegni da 15.000 euro, 5 euro in più per gli assegni a 20.000 euro, qualcosa arriva. Sì, 4 euro, 5 euro, di cosa stiamo parlando? Cioè, in Italia, vorrei che fosse chiaro a tutti, in Italia vi è un carico fiscale sulle pensioni che è il più alto d'Europa e i pensionati pagano anche, da un punto di vista di carico fiscale, anche più dei lavoratori dipendenti e gli danno 4 in più. Dobbiamo saperlo, hanno fatto cassa sulle pensioni perché la rivalutazione delle pensioni non è stata data piena, non è stata data a tutti. Quindi c'è un doppio problema, credo, molto preciso. Sa che con quei soldi, tra l'altro, pagano pure gli interessi sui BTP che lo Stato chiede di comprare. Sì, ma invece capisce, cioè invece di tassare gli extra profitti. Cioè invece di tassare gli extra profitti, invece di tassare la rendita finanziaria, invece di tassare la rendita immobiliare, tassano il lavoro dipendente e i pensionati, capisce? E poi fanno, i condoni fiscali. Però cercano di riavere i soldi dalle sanzioni contro gli evasori, guardi il 46, ci sono sanzioni dimezzate per chi evade, depenalizzata l'evasione di necessità, così che uno sia più portato a pagare le tasse. Ecco, usare questo termine, evasione di necessità, è una cosa che una persona onesta che paga tutte le tasse, cosa dovrebbe fare? Incazzarsi come una bissia? Cioè, cosa dovrebbe fare?
Cioè, io insisto, un paese che ha 100 miliardi di evasione fiscale, secondo lei dovrebbe avere l'evasione di necessità? Un paese dove le persone muoiono nel lavoro, e abbiamo visto a Firenze quello che sta succedendo. In quel cantiere non si sa quante imprese c'erano, lavoratori costretti a lavorare in nero, sottopagati, subappalto, logiche di questa natura, e pensano che il problema è addirittura riconoscere che c'è un'evasione di necessità. L'hanno fatta, levano i punti a chi non appalta regolarmente. No, guardi, lì non hanno fatto due cose che noi abbiamo chiesto. Una, bisogna ripristinare una legge che è stata tolta nel 2003, che dice una cosa molto precisa, che tutte le persone che lavorano negli appalti e nei subappalti debbono avere lo stesso trattamento economico e normativo, in modo che non ci sia che io cambio il subappalto per pagarti meno. E questa cosa, che non costa nulla, non l'hanno fatta. E la patente, mi permetta di dire, quella che loro hanno fatto è una presa in giro. Sa come funziona? Ognuno ha una patente, la chiamano di crediti, con 30 punti. Se nel tuo cantiere, nella tua azienda, muore un lavoratore, ti tolgono 20 punti. Dopodiché, per lavorare ne devi avere almeno 15. E che cosa fanno? Ti fanno un corso di formazione per poterti far lavorare con 15. Una cosa così è una vergogna. Non è una logica per impedire a quelli che non rispettano le regole di non farlo. Pensiamo al ponte sullo Stretto, con i lavori, guardi quanti posti di lavoro si possono fare. Ascolti Salvini. Il ponte sullo Stretto creerebbe 120.000 posti di lavoro veri. Parlando di un'opera che darà più di 100.000 posti di lavoro veri. Infatti, man contati 50.000 i posti di lavoro creati da questa grande opera di ingegneria. Il ponte degli italiani, perché così mi piace chiamarlo, creerà minimo 40.000 posti di lavoro, poi in terre come Sicilia e Calabria che ne hanno fame. Però a 40.000 ci siamo fermati, ora no, è ufficiale 40.000. E questo sembra la moltiplicazione, è passato da 40.000 a 120.000, cioè questo fa i miracoli. Ma guardi che il tema vero è, in Sicilia, in tutta la Sicilia c'è ancora un binario. Se io da Trapani devo andare a Catania ci metto quasi una giornata, e il loro problema oggi, in un paese che non ha le ferrovie dove dovrebbe avere, non ha gli asili, non ha le infrastrutture, il problema centrale è il grande ponte sullo Stretto di Messina. È proprio una follia, è una follia, perché le urgenze e le esigenze sono altre, che possono creare ancora più posti di lavoro. Io penso proprio che questi siano spot elettorali, marchette, non è quello di cui ha bisogno allora il nostro paese. E allora che fate? Noi continuiamo con la mobilitazione, l'abbiamo detto anche al governo. A questo punto continuiamo con la mobilitazione, tra l'altro già il 9 marzo scenderemo in piazza, perché il diritto a manifestare, come hanno avuto gli studenti, si deve difendere anche manifestando. E noi, come abbiamo fatto il 24, che siamo scesi anche in piazza per dire basta guerra, basta spendere negli armamenti, è il momento di cessare il fuoco, è il momento basta bombardamenti a Gaza, deve prevalere la pace, non deve prevalere, stiamo aumentando, raddoppiando le spese militari e che non ne abbiamo bisogno. E quindi noi scenderemo in piazza il 9 marzo e, se necessario, ci metteremo in mobilitazione anche per cambiare sulla sanità e sulla salute e sicurezza, perché non è questo. E in più oggi, come CGIL, abbiamo anche deciso che una serie di leggi balorde, come il Jobs Act, come la precarietà che c'è, come il sistema degli appalti, visto che le leggi questo governo non le vuol cambiare, anzi le sta peggiorando, bene, noi abbiamo deciso che raccoglieremo le firme anche per fare referendum e per abrogare delle leggi balorde che stanno mettendo in discussione il futuro dei nostri giovani. Il lavoro deve essere un lavoro dignitoso, e il lavoro povero e il lavoro precario deve essere abolito e cancellato nel nostro paese. Grazie Maurizio Landini. Diamo il benvenuto.